Allora, buonasera amici di Teletrio, siamo qui nell'area del Presepe alla terza serata e questa serata è in modo particolare in qualche modo inorgoglisce tutta l'associazione perché con l'invito personale e del sindaco Antonio Cardea di Faggiano sono venuti qui a far visita al Presepe Vivente i sindaci dell'Unione dei Comuni Montedoro per far istituzionalizzare ancora di più questo presepe che ha avuto già un gemellaggio così forte con la città di Betlemme. Naturalmente la venuta di questi sindaci non può far altro che dare maggiori soddisfazioni a chi per tanti anni opera su quest'area, a renderla sempre e più suggestiva e più adatta a quel paesaggio dove circa 2000 e passa anni fa venne alla luce il nostro bambin Gesù. Particolare serata dove c'è stata questa riunione di sindaci, passiamo la parola a qualche protagonista di questa sera per delle testimonianze riguardante proprio la visita del presepe. Allora, siamo con il sindaco di Statte, Francesco Andrioli. Sindaco, un parere, un'opinione sulla visita del presepe vivente di Faggiano? Ma credo che qui alla mia destra ci sono dei premi e dicono tutto quello, la bellezza indiscussa di questo presepe naturale, ma la cosa più bella è che la gente vive col proprio animo questo presepe e la gente è attiva e partecipa vivamente a questa cosa. Una cosa bellissima, io avevo visto gli altri anni, ma di anno in anno migliora sempre di più e quindi non posso che complimentarmi col presidente dell'associazione, col sindaco di Faggiano di questa bellezza naturale, ma che ogni anno migliora sempre più. Ma la cosa più bella è che le famiglie apprezzano, curano e visitano questo presepe, che è la cosa più naturale e più bella che ci possa essere. Grazie sindaco per la testimonianza e tanti auguri di buon anno. Grazie a voi. Grazie. Ora passiamo al sindaco di Carosino, sindaco di Cillo. Sindaco, un commento sulla visita qui al nostro presepe vivente. Beh, intanto va un ringraziamento al sindaco di Faggiano che ha avuto la splendida idea di invitarci qui stasera. Io c'ero già stato, ovviamente un habitat naturale eccezionale per vivere una un'emozione come quella che stiamo vivendo stasera. Credo che veramente Faggiano ci faccia vivere un'emozione unica, insomma, è un habitat assolutamente naturale e credo che questo percorso ne valga assolutamente la pena, anche se non sono di Faggiano, ma io invito chiunque a venirlo a visitare perché insomma si vive veramente un'atmosfera e un'emozione particolare. Grazie sindaco per la visita e tanti auguri di buon anno. Adesso il sindaco di Montemesola, il sindaco Punzi.
Sindaco, un commento a caldo sulla visita al nostro presepe. Sì, come sempre questo è un posto davvero suggestivo, e merito davvero di questa associazione, del comune di Faggiano, del collega sindaco, di tutta l'amministrazione, a tenere vivo questo esempio delle nostre tradizioni, e unire la parte religiosa e dare spazio, diciamo, anche ai visitatori per rimanere esterrefatti in questo ambiente davvero strepitoso, con scene che veramente ti portano indietro nel tempo, ti fanno rivivere quelle emozioni di cui credo tutti abbiamo bisogno. E dopo un periodo così lungo che abbiamo vissuto della pandemia, insomma, ritrovarsi qui con tanta gente che visita questi posti, devo dire che è veramente molto molto suggestivo. Effettivamente il presepe unisce le famiglie, unisce gli amici, unisce quanti poi forestieri vengono qui al nostro presepe. Grazie sindaco per la testimonianza della visita e tanti auguri di buon anno. Anche a voi. Adesso passiamo la parola al sindaco di Martina, dottor Palmisano. Sindaco, lei viene da una realtà molto più grande della nostra, no? Martina è una città ricca di storia, di tradizioni. Come ha visto questa visita qui al presepe nostro di Faggiano? No, è una manifestazione meravigliosa, sembra di entrare in un mondo incantato, quindi è stato un piacere, oltre che un onore, poter visitare questo presepe che è fatto con cura, con dedizione, con passione, quindi complimenti all'associazione, a tutti i figuranti, a tutti i volontari, a tutti, al sindaco, all'amministrazione, perché ricevere tanti premi per una manifestazione che porta lustro non solo a Faggiano ma all'intera provincia ionica, quindi sembrava doveroso la nostra presenza. Noi stiamo collaborando molto con le amministrazioni, stiamo facendo squadra, ho ospitato a Martina quest'estate in occasione del Festival della Valle d'Itria i colleghi sindaci, quindi è stato un piacere poter visitare e apprezzare il duro lavoro che poi alla fine ripaga sempre, quindi complimenti e complimenti a tutti. Grazie sindaco per la visita e tanti auguri di buon anno, e l'aspettiamo qualche altra sera qui con i suoi amici, la sua famiglia. Alla fine il presepe unisce, e questo è l'obiettivo del presepe vivente di Faggiano, unire tutte le persone, le famiglie, tanti amici e forestieri che ci vengono a trovare da fuori. Grazie ancora. Grazie a voi. Adesso grazie. Sindaco Ciura? Sì. Ecco con noi il sindaco di Montegliasi Ciura, dottor Ciura. Sindaco, un'impressione su questa visita insieme ai suoi colleghi sindaci? Sì, buonasera, ero già stato in passato, è una bellezza naturale che si presta eccellentemente a quella che è questa, diciamo, recita, questa scenografia spettacolare con tutti i figuranti, poi con i colleghi siamo ben lieti di aver partecipato, alcuni non l'avevano mai visto, sono rimasti stupiti per la bellezza di questa naturale presepe che c'è qui a Faggiano, quindi una cosa che va conservata, mi diceva il collega Tonino Cardea, che sono 29 anni che si fa, e quindi sono cose che vanno conservate nel tempo. Grazie sindaco per la visita e per la testimonianza e tanti auguri di buon anno. Grazie a voi, buona serata. Sì, è qui il sindaco di Sava, Gaetano Picchierri. Sindaco, una testimonianza e un'impressione sulla visita qui al presepe vivente di Faggiano. Intanto ringrazio l'associazione e il sindaco Antonio Cardea per l'invito. La testimonianza è assolutamente di emozione, come scendere, riscendere, rivivere i giorni della natività, perché si immagina di fare veramente un tuffo nel passato. La ricostruzione è realistica, veramente un'emozione unica. Un'emozione unica, e invito tutti a visitarlo, perché una cosa è sentire parlare del presepe vivente di Faggiano, è una cosa è venirlo a visitare e fare veramente un tuffo nel passato ricco di emozioni. Grazie sindaco della sua visita e dell'invito a tanti ascoltatori che vogliono venire a visitare. Dottor Fabiano,
Sindaco, un commento a caldo sulla visita al presepe 20 di Faggiano insieme ai suoi colleghi. È stata un'esperienza bellissima, io ovviamente avevo già partecipato da privato cittadino da tanti anni e ogni anno però è un'emozione diversa. Devo ringraziare ovviamente il sindaco di Faggiano, il mio amico Antonio Cardea e l'associazione, tutti coloro che collaborano per questa straordinaria operazione, non solo per chi ha fede, per chi ama le tradizioni natalizie, ma anche come promozione del territorio. Quindi davvero una bellissima iniziativa che si arricchisce ogni anno di nuovi particolari e che ovviamente arricchisce il nostro territorio, perché questa sera, che pure non è una serata come dire, di quelle indicate per la visita dei musei, dei presepi, c'è tantissima gente. Quindi davvero una bellissima esperienza, ma una bellissima iniziativa che speriamo, che crediamo che sicuramente sarà portata avanti nel corso degli anni da questa amministrazione e anche dalle future amministrazioni del Comune di Faggiano. Infatti il nostro impegno è quello di tramandare anche ai giovani questa tradizione affinché si protragga sempre negli anni. Sindaco, noi la ringraziamo della visita, della testimonianza e tanti auguri di buon anno. Questa opportunità che date al nostro territorio di emergere e quindi di farsi conoscere anche fuori dalle mura della nostra provincia. Perché è una ricchezza della provincia intera. Ecco qui con noi il sindaco di Torricella, dottor Turco. Sindaco, un commento a caldo sulla visita di questo presepe insieme ai suoi colleghi sindaci della provincia di Taranto. Sì, è veramente un'emozione stare qui questa sera. Io sono stato invitato dal sindaco Tonino Cardea, ma non pensavo di trovare questo presepe così grande, così bello, così realistico. È la prima volta che visito, partecipo a questa manifestazione, a questo presepe vivente, e devo dire che è al di sopra delle aspettative, molto al di sopra delle aspettative, per la sua grandezza, per la bellezza, per i particolari. E la cosa che ho notato è che c'è una partecipazione di gente che viene a visitarlo e di figuranti che si vede che stanno in accordo, che c'è un'amicizia che li porta molto ovviamente a lavorare dei mesi per raggiungere. Poi qui è un ambiente naturale che si presta moltissimo a una rappresentazione del presepe. Me lo sono gustato veramente e consiglierò a tutti di venirla a vedere. Sindaco, la ringraziamo di questa testimonianza e questo ci sprona a continuare sempre, e naturalmente la ringraziamo dell'invito fatto a tutti i visitatori che sono in ascolto. Tanti auguri sindaco di buon anno e l'aspettiamo ancora per un'altra sera con i suoi parenti ed amici. Grazie sindaco. In rappresentanza di Leporano. In rappresentanza del Comune di Leporano, l'assessore Yolanda Lotta, il presidente del Consiglio Giovanna Tomai. Buonasera. Allora, assessore, insieme ai suoi colleghi, diciamo, sindaci, ha avuto modo di visitare il presepe vivente, ma lei l'ha già visto tanti anni, no? Qual è il commento a caldo di questa sera? Questo è secondo me, un presepe deve arrivare a livello internazionale, perché veramente lascia a bocca aperta. Io sono andata a vedere altri presepi, ma questo è un presepe veramente, non solo la location, ma anche tutte le rappresentanze che ci sono all'interno, è favoloso, è veramente qualcosa che ci devono invidiare, perché la Regione Puglia anche questo. Venite a Faggiano, perché realmente io ho pubblicizzato anche altre parti della Puglia questo presepe, perché veramente è un presepe da invidiare. Ringrazio il sindaco Cardea che ci ha invitato, a tutti i sindaci che sono presenti, l'amministrazione comunale di Leporano è lieta e onorata di essere qui questa sera. Grazie assessore, ci saluti il sindaco e gli dica che lo aspettiamo qui a Faggiano per una visita. Sì, il sindaco è già venuto, perché siamo venuti già nelle altre serate, siamo stati presenti, io ho fatto anche delle dirette perché uso molto il social, e con la collega Tomai abbiamo voluto proprio considerare questa opportunità di ritornare oggi, perché abbiamo avuto un invito ufficiale, ma anche non ufficiale, voglio dire, abbiamo portato i parenti, amici e tutti. Grazie e tanti auguri di buon anno. Siamo con la dottoressa Angela Calviello, consigliere comunale del Comune di Faggiano. Dottoressa, un commento a caldo di questa visita insieme alle rappresentanze politiche delle province.
Allora, è stato semplicemente meraviglioso, anche dai commenti, è un'iniziativa molto bella e molto forte, perché solo così noi possiamo far conoscere quello che abbiamo e quello che l'Associazione delle Tradizioni Popolari organizza, quanta fatica c'è per poi vedere questo splendore, semplicemente meraviglioso. Grazie Angela, volevo un attimino ricordare un particolare. Questa sera sarebbero stati qui con noi l'onorevole Iaia e l'onorevole Maiorano, che per motivi diciamo istituzionali, perché comunque si sta votando la legge finanziaria, sono impegnati a Roma, ma mi hanno appena scritto che saranno presenti qui al presepe nelle prossime date. Allora, naturalmente non potevamo non chiedere un commento a caldo all'organizzatore di questo evento così importante per il presepe vivente, ma credo per l'intera comunità. Questa riunione di una parte dei sindaci della provincia, che il sindaco è stato così bravo ad aggregare questa sera intorno al presepe. Sindaco, un commento riguardo la serata. Sì, è chiaro che sono contento ed emozionato questa sera. Perché sono contento ed emozionato? Perché ho visto i miei colleghi che nell'entrare nel presepe vivente li ho visti con tanto entusiasmo, quindi sono stati veramente colpiti dalla bellezza di questo sito. Quindi, perché questo sito è bello, è sicuramente dovuto al grande lavoro che l'Associazione per le Tradizioni Popolari svolge durante l'anno. Quindi veramente contento e onorato di aver ricevuto la visita di ben 12 sindaci della provincia. Quindi noi cosa dire, oltre ad essere veramente emozionato, li ringrazio soprattutto per questa bella serata. Noi insieme possiamo promuovere il territorio, oggi il territorio del comune di Faggiano, ma insieme noi dobbiamo promuovere l'intera provincia di Taranto, perché ha le qualità e le potenzialità di tante, tante belle cose. Quindi noi abbiamo il compito e il dovere di sfruttare al massimo queste belle cose e pubblicizzarle sempre di più. Quindi grazie di cuore ai colleghi che questa sera hanno voluto onorarmi con la loro presenza. Grazie sindaco per questa bella serata che stai facendo vivere all'associazione e al presepe in particolare, e grazie naturalmente per il sostegno che continui a darci insieme a tutta l'amministrazione e ai consiglieri comunali di Faggiano. Jesus, Lord, as I Ciao a tutti!